e bentornati nel canale. Oggi un nuovo video e questo è il video unboxing. Tadan! Kat Von D Beauty. Oh mio Dio! Io penso che, non lo so, fra poco svengo. Allora, per chi mi segue sui social sa che l'altra settimana ho partecipato all'evento per il lancio Kat Von D per Sephora. Io sono rimasta veramente tanto contenta di essere stata chiamata per questo evento, perché comunque io Kat Von D la seguo da sempre, sono sempre stata innamorata di lei. È stato un evento chiuso per noi influencer e alcuni volti insomma di YouTube, per farci scoprire in anteprima insomma tutta la collezione. E ragazzi, voi non potete capire, io sono rimasta scioccata. A parte che lei mi è passata praticamente a un centimetro dal viso e io volevo morire quando l'ho vista. Ho detto oh mio Dio, ho cominciato a urlare una pazza, ho fatto le Instagram stories dove urlavo, cioè ragazzi non potete capire, lei bellissima, pazzesca. Kat Von D farà il suo lancio il 5 aprile 2017 in tutte le Sephora d'Italia, quindi mi raccomando ragazze, cominciate a mettere da parte i soldini perché qui si spende. Ma poi l'evento in per sé è stato veramente bellissimo. Era tutto studiato nei minimi dettagli, queste rose nere, candele, tutto in stile un po' gotico. Ragazzi, era magnifico. Sono tanto contenta che mi avete fatto i moltissimi complimenti sul mio look, perché avete detto che si sposava benissimo con il mood Kat Von D. Ma come voi sapete, io ogni volta che partecipo a qualche evento mi piace sempre curare il mio outfit in base alla circostanza in generale insomma dell'evento. E sono felice che voi l'abbiate notato e che vi sia piaciuto tantissimo. Io davvero ne sono rimasta veramente molto contenta. Ho notato che vi è piaciuto anche tantissimo il look di Antonio Sorvillo. Infatti era pazzesco, perché aveva queste scarpe, ragazze, 20 cm così alte, pazzesche. Io le ho amate, le ho adorate. Sono felice che vi è piaciuto tantissimo anche il suo look, perché secondo me anche lui aveva adottato tutto questo stile Kat Von D che, ragazze, ma era pazzesco. Andate a visitare anche il profilo di Antonio se ancora non lo conoscete, perché è un ragazzo veramente talentuoso, è bravo, è in gamba con il make up, bravissimo, quindi non potete che non andarlo a visitare. Comunque, tornando al nostro unboxing, io vi faccio vedere cosa c'è in questo bustone enorme di Sephora, con scritto Sephora Loves Kat Von D, e non solo Sephora Love Kat Von D, ma anche Queen V Love Kat Von D. Allora, all'interno troviamo la busta di Kat Von D. Ragazzi, c'è, cioè, mamma mia quanto è bella. Questa la metterò di corsa sopra lì nella mia libreria, in mezzo a tutte le altre buste dei brand, che chi ha visto il room tour sa che io queste buste le tengo tutte conservate da parte. Per chi non l'ha visto, ve lo lascio nel pallino informazioni in modo che potete andarlo a vedere. Cominciamo con il vero e succoso haul. I primi due prodotti mi saltano in mano sono due rossetti. Questi rossetti sono della collezione Studded Kiss, sono disponibili in ben 39 tonalità e la collezione è composta da rossetti matte, satin e glitterati, le cui tonalità spaziano dai vari colori diciamo più classici a quelli più rock and roll, più forti. Ragazzi, io li ho visti tutti esposti e sono rimasta veramente incantata. A me hanno regalato le colorazioni Underage Red e Lolita. Allora, andiamo ad aprire subito Underage Red, che spero si pronunci così, ragazze, ma io non sono molto brava insomma con l'inglese, ma lo sapete. Allora, il pack, ragazzi, è fantastico. L'altro giorno Kat all'evento ha spiegato che sia il pack che il font è stato totalmente studiato e disegnato da lei, quindi è una cosa ancora più da apprezzare. Ha questo pack tutto nero borchiato con sopra la scritta Kat Von D. Il rossetto si apre così in maniera classica e all'interno troviamo questo rosso fuoco spaziale. Come vedete è il classico rosso, anche il rossetto ha stampato le iniziali di Kat Von D sopra. È stupendo, questo sicuramente la mia amica Eleonora lo amerà, infatti credo proprio di regalarlo a lei, perché tanto io ce ne ho due, quindi questo lo regalerò alla mia amica Eleonora. L'altro colore è Lolita, e Lolita è questo nude pescato, veramente un colore portabile secondo me da giorno, e voi sapete i colori che io prediligo di più sono appunto i nude, quindi questo lo terrò per
me, non vedo l'ora di provarlo, anche perché questi rossetti promettono una tenuta estrema e quindi staremo a vedere insomma come si comportano. I rossetti sono composti da 3 grammi di prodotto e verranno venduti al prezzo di 19,90 euro. Dopodiché abbiamo lui, che è un prodotto che io volevo assolutamente provare, infatti quando l'ho trovato nel sacchetto sono rimasta estremamente contenta. È l'Everlasting Liquid Lipstick. È un rossetto liquido, matte e long lasting, dalla texture cremosa però che riesce a fondersi perfettamente con le labbra. Questo rossetto esiste in 26 tonalità, come al solito, da quelle più audaci a quelle più rock and roll. E a me in particolare hanno dato il colore Exorcism, è questo color prugna. Wow, mamma mia ragazzi, è pazzesco. Mamma mia, non vedo l'ora di provarlo. Il pack non c'è bisogno insomma che ve lo descrivi, lo potete vedere da sole. Terzo rispetto agli altri perché è molto più sottile, con sottoscritto Kat Von D, con tutte queste rose disegnate, ragazzi è veramente pazzesco. All'interno ha 6.6 ml di prodotto, sarà venduto al prezzo di 19,90 euro. Il pezzo forte del sacchetto, ve lo volevo lasciare per ultimo ma no, non ce la posso fare, ve lo devo far vedere subito, è lei, la Shade e Light Contour Palette. Allora, per chi mi segue sa che io a Natale ho ricevuto la Shade più Light Contour Eyes, però quella per occhi, e praticamente uso sempre giornalmente. Infatti ci sono parecchi colori che sono mangiati, come questo qua color carne, questo marrone hanno già quasi il buco perché io la utilizzo sempre. Anche il make up che ho su oggi l'ho realizzato interamente con questa palette qui, che è a mio avviso fantastica, ottima pigmentazione, ottima scrivenza, una sfumabilità altissima, un range di colori pazzesco perché ha 3 quad, dai colori neutri a quelli caldi a quelli freddi, cioè ragazzi è pazzesca, io la adoro questa palette. E quando ho visto che nel sacchetto c'era anche quella viso da contouring, io sono rimasta praticamente folgorata, non vedo l'ora obiettivamente di utilizzarla. Questa è la palette all'interno, un mix perfetto di tonalità neutre tra calde e fredde. È una palette ideale appunto per definire ed illuminare le zone del viso. Non ho ancora avuto modo di provarla ragazze perché volevo appunto fare l'unboxing insieme a voi, però adesso io penso che appena vi ho girato il video preparo proprio un get ready with me, perché ragazze non vedo proprio davvero l'ora di provarla. Una texture che sembra quasi cremosa al tatto e è un wow. Questa palette sarà venduta al prezzo di 45 euro, e se ci pensate non è neanche tanto perché sono 6 cialde totali, quindi secondo me ha anche un ottimo rapporto qualità prezzo. Poi abbiamo il famosissimo ink liner di Kat Von D. Ragazze, questo liner l'ho sempre desiderato perché ho sempre voluto provarlo, perché ho sentito sempre parlare benissimo di questa liner da tutti, da truccatori a ragazze normalissime che comunque amano il make up. Ragazze, non lo so, descrivono questa liner come la liner della vita. Appunto, come potete vedere, è una liner a penna, ha questa punta iper sottile e precisa che garantisce linee perfette senza il minimo sforzo. La sua formula waterproof ad altissima pigmentazione offre appunto una tenuta eccezionale senza mai seccare e quindi poi appunto sbriciolarsi. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di provarlo, sono super curiosa. Questo ha all'interno 0,55 ml di prodotto e viene venduto al prezzo di 19,90 euro. Dopo all'interno ho trovato questa scatolina ragazzi che secondo me è la vita, cioè io non ho mai visto un pack curato così tanto nei minimi dettagli, dove all'interno troviamo questa scatolina che ora voi ditemi se non è la vita. All'interno troviamo un pennello viso. Il pennello appunto è a doppia punta, quindi ha due setole. La prima ha queste setole arrotondate che secondo me ragazze è ottima per aggiungere tutte le parti del viso, e una invece tagliata così a cuneo, perfetta per mixare e sfumare. Questo pennello ha un prezzo di 29 euro, e se ci pensate ragazze, per essere un pennello doppio non è neanche poi un prezzo così tanto eclatante. Le setole sono morbidissime, io questo penso che lo vorrò utilizzare per mettere la lighting, non lo so, mi ispira tantissimo, comunque lo vedrete presto all'opera. Ultimo prodotto non per importanza è la Low Kit. La Low Kit è questa cipria
traslucida in polvere libera per ridurre i pori dilatati senza seccare la pelle. Io ragazze non vedo l'ora di provarla perché come sapete io ho la pelle super secca. Questa cipria promette di donare al make up un effetto matte e vellutato, quindi io non vedo l'ora di provarla, magari soprattutto per fare baking, non lo so, devo sperimentare tutto ragazze, non vedo l'ora. Cioè il pack anche di questa cipria è fantastico, è bellissimo, ha sempre sopra le scritte Kat Von D. Sono 19 grammi di prodotto e costa 24,50 euro. Bene ragazze, questo è tutto quello che conteneva il mio pacchettino. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto e come al solito vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io ci tengo tantissimo ancora a ringraziare Sephora Italia per averci dato questa opportunità veramente bellissima di vedere Kat, di passare insomma del tempo tutti insieme a questo evento magnifico, quindi ci tengo tantissimo ancora a ringraziare Sephora Italia. Fatemi sapere quindi qua sotto con un commentino se volete vedere i prodotti all'azione, in modo tale che almeno vi potete fare anche una minima idea per il 5 aprile quando finalmente Kat Von D sbarcherà in Italia. Niente ragazzi, io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!